Buongiorno ancora a tutti. Farò un intervento relativo al settore rifinizione, praticamente discorsi paralleli a quelli fatti dall'amico Serini. Sto cercando di capire se le diapositive. Eccola, funziona. Dalla storia alle ecotecnologie. Proprio dalla storia abbiamo imparato come la fase di rifinizione fonda le sue basi sulla creatività e inventiva. Ingredienti che caratterizzano il saper fare artigianale che è diventato oggi un processo industriale stabile e ripetibile. Vediamo dalle foto come sia stata radicale la trasformazione del processo. La prima foto in alto è stata fatta a Turbigo nel 1950, quindi è una foto fatta in Italia, dove si metteva le pelli ad essiccare sui prati, cosa che succede ancora in certi paesi emergenti. Attualmente possiamo parlare di un ambiente produttivo sicuro e confortevole. Sappiamo bene quanto le condizioni di lavoro possono influenzare la creazione di novità prodotto, che prende forma da prove ed esperimenti quotidiani. Come costruttori di macchine ed impianti abbiamo lavorato per trasformare questa artigianalità in un percorso produttivo solido e costante nel tempo. Per questo è stato necessario investire dedicando non poche risorse in laboratori di prova per la sperimentazione e innovazione. Danno l'opportunità ai clienti di toccare con mano le possibili soluzioni tecniche. Da queste sperimentazioni necessarie si raccolgono le informazioni utili a migliorare ed evolvere. Facendo tesoro dei contatti quotidiani col mercato, non ci sono sfuggiti i primi segnali che indicavano nell'aumento dell'efficienza del processo l'obiettivo da raggiungere. Per questo abbiamo orientato da tempo i nostri sforzi verso innovazioni molto precise. Innovazione di processo ed ecotecnologie. Se osserviamo il processo possiamo individuare alcuni punti cardine che sono costantemente al centro di continue evoluzioni. Essiccazione. A raggiungere le migliori condizioni di stabilizzazione e condizionamento delle pelli, indipendentemente dalle condizioni climatiche, fondamentale e determinante per ottenere un prodotto stabile e costante. Da queste considerazioni nascono le evoluzioni tecniche di sistemi come sottovuoto, telai e tunnel, che oggi puntano a garantire consumi energetici sempre più contenuti. Coating. Gli effetti moda legati al trattamento superficiale della pelle sono alchimie intorno alle quali sicuramente le aziende chimiche continueranno a presentare proposte. Dal nostro punto di osservazione, ogni soluzione presente o futura, ha la necessità però di essere applicata con strumenti e tecnologie capaci di garantire tolleranze operative precise, condizioni ripetibili e basso impatto ambientale. Compromettere il risultato finale significa generare conseguenze economiche negative dirette sulla conceria, ma più in generale sull'intero ciclo del prodotto che a questo punto non può essere più recuperato. Difatti, le soluzioni di lavorazione finale, nate con la gofrattura embossing, oggi si sono ampliate offrendo diverse alternative come laminazione, incisione e stampa a livelli tali da garantire la totale valorizzazione delle croste. Performance di processo. Permettetemi quindi di sottolineare come il percorso per arrivare a un buon finito non sia legato a formule magiche a cui spesso si ricorre illudendosi di risolvere il problema. Come in ogni buon ristorante occorrono tre elementi chiavi: buoni prodotti di base, pelli ben lavorate, buoni cuochi, quindi conoscenza del processo, buoni strumenti e servizi e tecnologia dedicata. Quando si analizza il rendimento di un processo, si devono prendere in considerazione i singoli elementi che contribuiscono al successo. Sappiamo che la misura finale del nostro prodotto finito è il parametro di riferimento. Minimizzare gli sprechi non riguarda unicamente il conto economico del processo, ma si riflette a valle con implicazioni più ampie.
Un tipico esempio riguarda gli aerosol delle cabine di spruzzatura, che necessitano di essere calibrati se non si vuole sprecare prodotto, di essere abbattuti per evitare nocività, di essere raccolti e smaltiti con procedure opportune, quindi tutti i costi da sostenere e considerare. Le prove e di testi di nuove ricettazioni hanno la necessità di essere affrontate con un approccio multidisciplinare. Come già detto, solo col contributo di tutte le componenti si possono raggiungere risultati che forse oggi sono difficili da prevedere, ma sempre più vicini alle richieste di un mercato attento alla qualità del prodotto finito. Affidabilità di processo. Affidabilità di processo significa creare presupposti tecnici per condizioni operative ripetibili. Queste le considerazioni che hanno dato gli spunti ai produttori di macchine per sviluppare sistemi produttivi con concetti moderni come controlli e dosaggi, esempio nei milling drum e negli spruzzi, tecniche di spruzzatura, economizzatori, controlli delle pistole, sistemi di spalmatura reverse e sincro. Esperienze tecniche che maturiamo proprio in affiancamento ai settori industriali, non solo del settore conciario, ci stimolano a presentare soluzioni meccaniche non di grandi serie, aperte a possibili modifiche, flessibili alle diverse applicazioni. Innovazione di processo significa anche adottare concetti e metodologie operative GMP, già implementati in altri settori produttivi dove il controllo dell'incidenza dei costi diretti, come energie e prodotti, sono parametri che non possono essere sottovalutati nel conto economico di un processo industriale moderno. Le nostre macchine sono già pensate in questa direzione e quindi dotate degli strumenti necessari per consolidare le conoscenze e mettere in rete le esperienze, in particolare la corretta periodicità delle manutenzioni, così da prevenire discontinuità produttive. Sostenibilità di processo. Brevemente abbiamo già analizzato alcuni aspetti che, sommati alle nostre innovazioni descritte dal mio collega in precedenza, dimostrano la sensibilità dei costruttori ai temi generali della sostenibilità. Facciamo un esempio concreto. Se confrontiamo i dati della rifinizione a rullo rispetto alla rifinizione tradizionale a spruzzo, si evidenziano i vantaggi sia in termini di consumo di prodotto chimico, con conseguente eliminazione delle dispersioni in atmosfera, sia in termini di risparmi energetici e di consumi d'acqua. Qui possiamo vedere che abbiamo preso in considerazione, questi sono dati reali forniti dalla Conceria, non sono teorici di laboratorio, 1 milione di piedi quadri di pelli intere, finite completamente a macchina a rullo anziché rifinite a spruzzo, si ha un risparmio di prodotti chimici del 50%, abbiamo messo anche le quantità effettive del prodotto, un risparmio dell'80% di consumo di energia elettrica, un risparmio del 95% di acqua, 95% un risparmio di aria compressa e possiamo quasi considerare il 100% lo smaltimento dei fanghi di rifinizione, cosa che con le macchine a rullo non si hanno, mentre con lo spruzzo si ha anche questa necessità di smaltire il prodotto. Differenze percentuali considerevoli se le riportiamo nel quadro delle considerazioni sulla redditività del processo e del risparmio ambientale. L'industria europea, a partire dagli anni 90, ha affrontato in modo complessivo sia le tematiche di sicurezza e salute degli ambienti di lavoro, sia quella di sicurezza macchine ed impianti. La direttiva macchine e la dichiarazione di conformità CE hanno regolamentato l'uso e la libera circolazione delle macchine con vantaggi importanti per il sistema produttivo e per la sicurezza degli operatori. L'impegno dei costruttori italiani attraverso Assomac è stato determinante nella definizione delle regole. Oggi questi vantaggi sono riconosciuti e richiesti anche in ambito extraeuropeo e intendono adottare e far propri concetti simili. Valorizzare queste competenze e promuovere l'adeguamento dei sistemi produttivi avrebbe dei favorevoli effetti diretti su tutte le componenti della filiera. Futuro del processo.
Come costruttori stiamo lavorando per caratterizzare le nostre produzioni attraverso protocolli di misurazione aggettiva dell'efficienza energetica del sistema. Riteniamo questo un concreto contributo ai processi in atto per la valutazione e la validazione dell'impatto del sistema produttivo. In merito alle prospettive possibili, il concetto di introdurre sistemi che permettono di ridurre i passaggi operativi automatizzando i processi sicuramente rimane al centro dei temi di sviluppo. Il cosiddetto concetto della concia in continuo non è stato ancora accantonato come possibile innovazione. Su questo tema ci sono spazi di sviluppo futuro. Così come l'applicazione di tecnologie già sperimentate per altri settori industriali che potrebbero essere trasferite nel nostro ambito. Penso per esempio all'applicazione del plasma e delle nanotecnologie. Ultimi, ma non certo per importanza, sono le tematiche che si riferiscono in generale alla comunicazione tra macchina nell'intero sistema produttivo. Le tecnologie oggi disponibili sono tali da offrire numerose soluzioni in questo senso. Il cammino è ancora lungo, ma gli spazi di crescita sicuramente sono molto alti e i vantaggi che si possono trarre per tutta la filiera sono elevati. Pertanto parliamo per esempio della tracciabilità del prodotto, che è un tema ricorrente e che a mio avviso è fondamentale nel sistema, nella filiera produttiva. Io avrei terminato, vi ringrazio per l'attenzione, sono stato breve perché ho visto che ormai siete tutti stanchi per i precedenti interventi.